Ciao! Ciao! Quanti anni hai? 47. Hai figli? Sì. Sei sposata? Sì. Che lavoro fai? Attualmente sono disoccupata. Tuo marito che lavoro fa? Magazziniere, ma attualmente è in cassa integrazione. Quanto prende al mese? 1.300. Hai una casa? Sì. Come l'hai presa? Col mutuo. Quanto paghi di mutuo? 2.000. E tuo marito guadagna 1.300? Sì. Pensi di arrivare a fine mese? Ci proviamo. Odio la routine, la quotidianità, testa bassa per non guardare in faccia la realtà. Ci danno microchip per diventare tutti simili, faccio un identikit per riconoscere i miei limiti. La violenza psicologica non lascia lividi visibili, quel freddo e la realtà mettono i brividi. Cammino sopra le pareti, tutto gira storto e ancora deve nascere l'uomo che può raddrizzare il mondo. Le scelte, il destino, il fato, in balia del mare, ma se sei nato schiavo sei predestinato a restare tale. Finito il tricolore, il partito dell'amore, il padrino ed il padrone, Borsellino Taricone. Chiamiamoci sconfitti, stringiamo in mano l'asta della bandiera italiana che ci ha appena trafitti. Stiamo zitti, i valori non hanno più valore, non riusciamo più a fare valere i nostri diritti. Ed ogni mese c'è una nuova puttana, ma non ti devi preoccupare. C'è lo speciale sul delitto di Ametrana, non me lo posso far scappare. Adesso c'è la chiesa che aumenta i suoi fedeli, perché la disperazione porta a leggere i Vangeli. Ti fan pagare l'ecopasqua, i fan dei grattacieli, però sanno a memoria tutto l'inno di Mameli. E i partiti sono finiti, sia quelli delle libertà che quelli democratici. E onestamente più che un parlamento sembra un centro di villeggiatura per anziani aristocratici. La situazione è diventata critica da quando la politica parla solo di politica. Non ti fanno lavorare né studiare, perché un popolo di ignoranti è più facile da governare. Siamo assassinati come Mickey e Mallory. Non c'è spazio per i pianti, non c'è spazio per i deboli. È come un mondo di terracotta, lo tocchi e lo sgretoli. Solo i soldi sudati, dopo fai fatica a spenderli. Siamo una massa di manichini, grazie prego mille inchini. E se questo vuole dire veramente essere un uomo, è ora che i burattini inizino a tagliare i fili, perché è giunto il momento di camminare da solo. Poliziotti protettori della legge, ma noi dai poliziotti chi è che ci protegge? Pecore del crepe. Per Natale voglio un capoquestore della polizia, manettato, incappucciato dentro casa mia, giusto per fare due chiacchiere, per dirgli la mia, però parlando la sua lingua. Questa è democrazia, non ce l'ho con lei caro capoquestore, ma sono oppresso almeno per Natale, voglio sentirmi un oppressore. Ed ogni mese c'è una nuova puttana, ma non ti devi preoccupare. C'è lo speciale sul delitto di Ametrana, non me lo posso far scappare. Adesso c'è la chiesa che aumenta i suoi fedeli, perché la disperazione porta a leggere i Vangeli. Ti fa pagare l'ecopasqua, i fan dei grattacieli, però sanno a memoria tutto l'inno di Mameli. Grazie. Prego. Ciao mamma. Ciao.